Ecco, se prendiamo posto, cominciamo i lavori della nostra giornata, quindi invitiamo i relatori a prendere posto. E quindi auguriamoci una buona giornata utile dei lavori, arricchente come quella di ieri, in maniera da concludere il nostro convegno con propositi nuovi per la gestione della proprietà collettiva. Ecco. Sempre le mattine sono dolorose poi, ma d'altra parte gli orari, gli orologi premono e quindi chiudete la porta, ecco. Bene, salutiamo il presidente della sessione odierna, il professor Ferrari. I titoli sono ben noti a tutti i partecipanti da tempo alle nostre riunioni. Raccomando anche al professor Ferrari polso duttile ma fermo per rispettare gli orari visto l'affluenza di chi oggi deve parlare. Se i comunicatori, ecco, ci lasciano invece di un quarto d'ora, quale è assegnato all'ora, i 10 minuti, guadagniamo 5 minuti da ciascuno, abbiamo una quarta comunicazione ancora stamattina a mezzogiorno. Quindi con l'augurio di una giornata fruttuosa cedo il potere di guidare l'assemblea al professor Ferrari, ringraziandolo per la presenza al nostro convegno. Molte grazie, caro Pietro, sempre grazie per questo sforzo straordinario che ogni anno fai per mantenere viva questa iniziativa di grande interesse e importanza scientifica e politica. Abbiamo una mattinata ricca di interventi, una mattinata che si caratterizza per una spiccata dimensione internazionalistica e comparatistica, che darà un'ulteriore conferma di quanto sia complesso, vario e universale questo tema dei commons, che si inserisce in un movimento generale di recupero delle collettività vecchie e nuove, come abbiamo appreso ieri dalla prima relazione di François Host. Io non voglio togliere tempo alla seduta e quindi immediatamente darei la parola alla collega Margherita Pieraccini, Senior Lecturer in Law, University of Bristol, Gran Bretagna, che terrà la relazione su pluralismo legale e sostenibilità, il caso dei beni comuni della Gran Bretagna. Prego. Grazie e buongiorno. Prima di iniziare vorrei ringraziare il comitato organizzativo e vorrei ringraziare specialmente il professor Nervi, perché quando
ai tempi che furono, feci il dottorato, feci tentai di fare un paragone con le proprietà collettive italiane, e fu il Nervi, la mia guida accademica italiana, che mi introdusse alle proprietà collettive, agli usi civici italiani, e mi aiutò anche a scegliere il caso studio, quindi grazie. E io parlo, come dice il titolo, del legame, se vogliamo, tra un quadro normativo abbastanza complesso dei beni comuni inglesi, delle common land, e la sostenibilità che indago da un punto di vista principalmente ambientale. È chiaro che oggi, quando parliamo di sostenibilità, parliamo di sostenibilità anche sociale, di sostenibilità economica. Io mi interesso, essendo principalmente di diritto ambientale, sulla sostenibilità ambientale. E per quanto riguarda il quadro normativo complesso, parlo di pluralismo legale, legal pluralism, che forse in italiano si traduce meglio pluralismo giuridico, e in questo senso guardo al legame tra il diritto statutario di proprietà dei beni comuni e il diritto ambientale e diritto agrario, e anche un terzo tipo di diritto, che diritto non è ufficialmente, ovvero sia pratiche costumarie, quindi usi e costumi, che hanno comunque un impatto e una rilevanza non indifferente nell'esercizio poi dei diritti, ma anche nella riconfigurazione spaziale di quello che sono le terre comuni. La relazione tra queste tre sfere normative è una relazione molto complessa, dinamica, che vede anche chiaramente dei giochi di potere non indifferenti. E quindi secondo me è interessante da esplorare da un punto di vista analitico e da un punto di vista anche metodologico, perché richiede la legge più viva, una legge che va oltre lo statuto, una legge che va oltre il diritto positivo. E in questo senso mi ricollego un poco all'intervento che ci fu ieri in memoria del professor Galloni, che parlava di legge viva e di una legge oltre la legge positiva, in un certo senso. E metodologicamente quindi io ho lavorato molto facendo lavoro empirico, non solo facendo lavoro di testi. E questo lavoro empirico spesso non esiste nel campo legale e nel campo legale ambientale, e secondo me ha una certa rilevanza, perché rivela praticamente delle pratiche costumarie, delle organizzazioni sociali che altrimenti possono essere marginalizzate, ma che in realtà nel campo hanno una forza normativa a volte più potente della forza del diritto statutario. Quindi la struttura del mio intervento è la seguente: inizio con una parte che è necessariamente descrittiva per introdurre questo sistema normativo complesso sulle common land. Poi argomento, usando degli esempi, che l'insostenibilità ambientale di certe common lands dipende da una parte da certi buchi normativi che sono stati creati soprattutto dalla legge chiave sui beni comuni inglesi, che è la legge del 1965, il Common Registration Act, ma in parte deriva anche dal mancato riconoscimento di certe pratiche consuetudinarie che, come dicevo, hanno in realtà poi una forza normativa non indifferente. L'intervento poi finisce con una nota un pochino più positiva, dicendo che ci sono delle modifiche gestionali che sono state introdotte e istituzionali dal recente Commons Act 2006, che non è del tutto ancora effettivo. E c'è stata anche una presa di considerazione di certi costumi e del valore di certi costumi da due casi abbastanza recenti della Corte d'Appello. Però sono early days, se vogliamo, ancora. Quindi, per iniziare, le common lands inglesi e gallesi. Vorrei dire che mi concentro solo su Inghilterra e Galles, perché Scozia ha un sistema completamente diverso di crofting. In Inghilterra e Galles le common lands sono quelle terre che forse per un'audience italiana sono più simili agli usi civici, alle proprietà collettive. Sono le terre che sono sopravvissute al movimento dell'enclosure,
e sono, durante il periodo feudale, erano chiamati i waste of the manor, ovvero sia gli scarti, i rifiuti feudali, cioè quelle terre che non erano assolutamente importanti per il feudatario e che quindi venivano lasciate ai contadini per usi comuni. E chiaramente gli usi sono gli usi tipici che abbiamo in tanti usi civici anche in Italia, quindi diritti di pascolo, diritti di legnatico, la raccolta della torba, diritti di pesca in usi civici di pianura e di costa. Queste terre comuni che sono sopravvissute, io le chiamo terre comuni, non credo sia una traduzione perfetta, praticamente sono le common lands, al momento oggi continuano a essere di proprietà di un privato, nella maggior parte dei casi, o a volte di un ente semipubblico, tipo un trust, il National Trust, sulla quale comunque non sono terre di proprietà comune, sono terre private, sulla quale terzi, quindi i commoners, esercitano i rights of common, cioè questi diritti che legalmente sono profit à prendre. Okay? E sono sempre diritti nelle terre di montagna, sono principalmente diritti di pascolo, che sono più interessanti per le comunità. Non è poca la terra che è common land in Inghilterra e Galles, infatti si tratta approssimativamente di 550.000 ettari di terra. E come dicevo, tanti si trovano in zone montagnose, abbiamo anche alcuni lowland commons, quindi commons costieri. Però nelle zone montagnose, dove io comunque ho condotto il mio lavoro principalmente, sono i diritti di pascolo che rimangono quelli più esercitati. E nella maggior parte questi diritti di pascolo sono diritti appurtenant, si dice, ovvero sia appartenenti al fondo dominante del contadino. Non sono quindi diritti personali, ma ci sono alcune eccezioni in cui i diritti sono in gross, ovvero sia sono diritti personali. Però nella maggior parte dei casi sono diritti che appartengono al fondo dominante del contadino. Questo significa che affinché i diritti vengano trasferiti bisogna che venga venduto il fondo, quindi una volta che viene venduto il fondo i diritti vengono venduti con esso. Vorrei partire dal diritto statutario dei beni comuni e dalla legge un poco tragica del 1965, ma prima di farvi capire quanto tragica è stato, secondo me ha senso iniziare con una nota storica di come i diritti venivano pensati prima del diritto statutario. E prima del 65 i diritti di pascolo venivano esercitati secondo uno di questi due principi costumari. C'era il principio della levancy and quotiency, dal francese levant et quotient, e quello dello stinting, stint, quota. Il principio della levancy and quotiency permetteva di pascolare sulla terra comune un numero massimo di animali che potesse essere poi lasciato svernare, coucher, sul fondo dominante durante l'inverno. Quindi questi diritti non dipendevano davvero dalla capacità portante della terra comune, ma dipendevano dalla capacità portante del fondo dominante. Da un punto di vista di sostenibilità ambientale non erano quindi necessariamente il massimo. Mentre molto più sostenibile, se vogliamo, era il principio dello stinting, questo principio di quote. Perché questo dava un numero fisso di animali che potevano pascolare sulla common land all'anno. Ma questo numero non era così fisso in realtà, perché ogni anno poteva cambiare a seconda della capacità portante della terra comune. Questo significa che chiaramente era un principio che rispondeva alle esigenze ambientali e che poteva essere quindi molto dinamico. Quindi si vede una certa flessibilità storica nel modo in cui i diritti sono pensati e gli usi di pascolo sono pensati nella terra comune. Tutta questa flessibilità la perdiamo con questa legge del Commons Registration Act 1965.
I principi di Levans Inconsciency e i principi di Stinting non sono più riconosciuti, e questo è stato anche asserito dalla House of Lords in Bettinson vs. Langton nel 2001. La legge del 65 cosa fa? Registra. Registra tutte le common land e registra tutti i diritti. Richiede che la registrazione dei diritti finisca nel 1970. Diritti e terra non registrati entro il 1970 cessano di esistere come tali. Le obiezioni ci potevano essere alla registrazione, c'era un periodo di 2 anni per le obiezioni e poi venivano riferite ai commissariati che prendevano le decisioni. Ma dopo tali, questi diritti venivano registrati definitivamente. Ci sono una serie di problematicità della legge del 65, dato che non c'erano disposizioni per aggiornare o modificare i registri in caso di trasferimento di terra o diritti, se c'erano diritti in grosso. Non c'era neanche disposizione per relazionare i diritti alla capacità portante della common land, quindi non c'era assolutamente niente sul fronte della sostenibilità ambientale e non c'era niente per valutare l'accuratezza di richieste di registrazioni. Questi buchi legali hanno permesso, in alcuni casi, addirittura l'invenzione dei diritti. Ci sono nel sud-est inglese dei commons, nella parte di Norfolk, che si chiamano Brancaster Commons. E questo era uno dei casi studio che avevamo per un progetto passato. E c'erano praticamente diritti di caccia e diritti di raccolta di salicornia che in realtà non erano mai esistiti storicamente, ma che al momento della registrazione hanno deciso di registrarli, nessuno ha obiettato e tuttora oggi ci sono questi diritti di caccia e diritti di salicornia che vengono usati. Nella maggior parte, ora questi sono casi un poco estremi, però nella maggior parte dei casi comunque i buchi normativi creati dal 1965, dalla legge del 65 e la rigidità nella registrazione dei diritti è stata tale che anche un altro problema che è venuto fuori è che questi registri sono stati registri completamente mai aggiornati, quindi se c'era stato un trasferimento nessuno sapeva chi realmente oggi usasse questi beni comuni. La registrazione anche, spesso e volentieri, è stata fatta in modo che fossero registrati un numero di diritti maggiori rispetto a quello che veramente veniva esercitato. Quindi la legge del 65 cosa vede? Vede la registrazione dei diritti per un numero ben definito, non mutevole e non soggetto a criteri di sostenibilità. Questo produce questi registri non aggiornati, creando problemi a rintracciare i veri commoners attuali o il proprietario terriero. Questo è il quadro dal punto di vista di beni comuni statutari, quello che abbiamo al momento. Ma ci sono altre fonti normative, come dicevo, perché si sta parlando di un complessa relazione tra vari fonti normative. E la seconda fonte normativa, ben riconosciuta, è quella del diritto ambientale e del diritto agrario. Infatti le common lands, come spesso penso anche le proprietà collettive in Italia e gli usi civici, sono anche dei beni pubblici, perché spesso sono ricche di biodiversità, dato che non hanno mai potuto ospitare agricoltura intensiva, chiaramente servivano per soddisfare i bisogni primari, no? E sono anche soggetti a accesso pubblico dal 2000, sotto la legge del Countryside and Rights Away Act. Molto spesso quindi le common land si trovano dentro aree protette, tipo i siti Natura 2000, direttiva Habitats e direttiva Uccelli, che per ora chiaramente sono ancora in vigore e in Inghilterra vedremo nel mondo post-Brexit cosa succederà, e anche siti, aree protette nazionali, questi si chiamano Sites of Special Scientific Interest sotto una legge del 81. Ora, si sa che la normativa europea e la normativa nazionale di protezione differiscono in parte con quella europea che è molto più stringente, ma in entrambi i casi la normativa ambientale chiaramente richiede che certe attività che siano potenzialmente dannose per specie e habitats ospitate siano proibite affinché non ci sia la deteriorizzazione dei siti protetti. Site integrity, se vogliamo in inglese, è l'elemento chiave che va mantenuto.
Quello che succede in Inghilterra è che è successo quando hanno trasposto le direttive Habitats e Wild Birds in diritto domestico, avevano già questo sistema abbastanza sviluppato di siti protetti a livello nazionale, quindi hanno sopraimposto i siti Natura 2000 sui siti esistenti a livello nazionale e anche le misure gestionali rimangono quelle generalmente preesistenti il diritto europeo. Questo significa che le misure che sono più usate sono contratti gestionali. Gli enti nazionali di conservazione ambientali, chiamati Statutory Nature Conservation Councils in Inghilterra, per esempio Natural England, sono responsabili per la qualità ambientale di queste aree protette e negoziano contratti gestionali con i commoners stessi. Quindi, per esempio, pagano un contadino affinché questo tolga le pecore nell'eventualità in cui ci sia un sovrappascolamento nella terra comune per migliorare la qualità ambientale della terra. Insieme al diritto ambientale c'è anche il diritto agrario e la politica agricola comune, la PAC, Common Agricultural Policy, spesso dona degli strumenti che vengono usati poi per la gestione ambientale di queste common land, e infatti gli schemi agroambientali sono spesso usati. In ogni caso si parla comunque di contratti, no? Per generalmente migliorare la sostenibilità ambientale. Però, data la rigidità con la quale i diritti dei commoners, dicevo, sono stati registrati nel 65, non è sempre possibile negoziare contratti gestionali adeguati da un punto di vista ambientale. Infatti, per esempio, nel caso in cui i diritti registrati su una common land siano stati solo diritto di pascolo di pecore, ma la common land beneficerebbe ambientalmente da un pascolo misto, l'ente nazionale ambientale si trova bloccato. Si trova bloccato perché i diritti registrati, che sono quelli solamente di pecore, non permettono il passaggio al pascolo misto. Quindi non permettono poi di migliorare e di negoziare un contratto che sarebbe valido da un punto di vista ambientale. Quindi la rigidità con la quale i diritti di proprietà sono registrati ha implicazioni negative sulla possibilità di introdurre misure gestionali positive da un punto di vista ambientale. Inoltre, dato che, come dicevo, la legge del 65 non ha richiesto l'aggiornamento dei diritti, ci sono situazioni in cui l'ente nazionale ambientale che vorrebbe negoziare questi contratti non sa con chi negoziarli, perché non sa chi sono i commoners attuali. Quindi la negoziazione diventa impossibile. Questa è la seconda sfera normativa. La terza sfera, che si può chiamare normativa ma che non è riconosciuta come tale, sono queste pratiche consuetudinarie. E qui la situazione si complica, perché, come dicevo, queste pratiche consuetudinarie in realtà hanno un effetto normativo più forte spesso dei diritti registrati nello statuto. Quindi, per farvi un esempio particolare, in certe common lands di montagna in Inghilterra, per esempio nel Lake District a nord, c'è stata una privatizzazione de facto che non è stata riconosciuta per niente de jure. Questa privatizzazione è avvenuta perché certe varietà di pecore, le pecore chiamate Erdwick sheep, tendono a stanziarsi su una specifica parte della common land e insegnano agli agnelli di rimanere stanziati in questa specifica parte. Sono pecore territoriali. Questo significa che ogni pastore, seguendo i movimenti, o anzi gli stanziamenti delle proprie pecore, ha il suo gregge particolare in una zona della common land, anche se chiaramente uno potrebbe esercitare i diritti ovunque. Queste zone prendono il nome di if or eft, entrambi sono usati, che etimologicamente pare derivi dal termine norvegese antico per indicare possesso. E in Galles prendono il nome di sheep walks, ovvero sia le passeggiate delle pecore. I pastori hanno tentato più volte di rivendicare queste zone della common land come le loro terre private, perché diventavano praticamente de facto terre private, ma chiaramente in tribunale non hanno mai vinto, essendo queste common land terra comune e comunque i diritti potevano essere esercitati ovunque. Però questa privatizzazione de facto ha molta importanza perché non è stata assolutamente riconosciuta dagli enti nazionali ambientali,
che quando vanno a negoziare i contratti gestionali si riferiscono ai diritti registrati e, nei registri creati dalla legge del 65 e al principio base, ovvero sia in cui gli aventi diritti possono esercitare i diritti su tutta la terra. Questo può avere avuto ripercussioni abbastanza drammatiche da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Prendiamo il caso in cui una common land sia sovrappascolata. L'ente nazionale ambientale negozia un contratto gestionale con un pastore pagandolo affinché tolga le sue pecore dalla common land. Il numero di pecore totali meno quelle del pastore permettono di raggiungere la sostenibilità ambientale sulla common land. In realtà questa misura ambientale fallisce. Fallisce perché le pecore che vengono poi tolte sono le pecore che sono stanziate in una particolare parte della common land, quindi una parte della common land viene sottopascolata e tutto il resto rimane sovrappascolato. Questo esempio, secondo me, è interessante intanto perché ci spinge oltre anche un interesse al sociale, ma ci fa capire quanto a volte delle pratiche consuetudinarie derivino dalle relazioni socio-ecologiche, no? Perché chiaramente sono le pecore, i movimenti delle pecore che poi producono un senso di proprietà dal punto di vista dei pastori, ma è anche interessante perché punta al riconoscimento che queste pratiche consuetudinarie non sono assolutamente considerate quando si parla dei diritti dei contratti gestionali, perché guardiamo solamente al diritto statutario di proprietà e al diritto ambientale e le pratiche consuetudinarie non vengono prese in considerazione, ma queste pratiche hanno un impatto più prescrittivo, ovvero sia hanno normatività rispetto alle regole ufficiali. L'esempio serve anche, se vogliamo, per rivelare un altro problema che non è di importanza indifferente, ovvero sia che il contratto nel mio caso è negoziato con un pastore, non è negoziato con un'associazione. E questo è un gran problema in Inghilterra perché spesso e volentieri, diversamente dalle organizzazioni per esempio di proprietà collettive in Italia, quello che abbiamo è che non ci sono associazioni. Quindi ogni commoners opera individualmente, i contratti sono negoziati solamente con un particolare commoners. Se ci fosse stata un'associazione in questo tipo di esempio, tutti i pastori avrebbero potuto togliere un po' delle loro pecore affinché poi il common fosse sostenibile. Quindi, se vogliamo, c'è un problema istituzionale anche, non indifferente, cioè la mancanza di associazioni. Ci sono dei passi positivi e con questi vorrei concludere, che uno è una soluzione istituzionale infatti creata dalla Commons Act 2006. In realtà era un'istituzione istituzionale che era stata promossa molto molto tempo prima ma non era mai entrata nella legge. Ma il Commons Act ora ci spinge verso la creazione di Commons Councils e queste sono associazioni di beni comuni, democratiche, che possono negoziare i contratti per conto di tutti i commoners, che possono anche sanzionare nel caso di violazioni. Purtroppo fino ad ora sono pochissimi gli esempi di Commons Council che sono stati istituiti perché la loro istituzione non è obbligatoria, quindi sono penso 3 o 4 in tutta l'Inghilterra. E un'altra introduzione positiva del Commons Act è anche la possibilità finalmente di modificare i registri affinché diventino registri vivi, ma non riapre la registrazione dei diritti esistenti. La cosa positiva però è che nel caso in cui si vogliano creare nuovi diritti, e c'è la possibilità di creare nuovi diritti, questi devono essere soggetti a una valutazione di sostenibilità. Per cui una domanda di registrare i diritti di pascolo deve essere rifiutata se nell'opinione dell'autorità di registrazione la terra sarebbe incapace di sostenere l'esercizio di questi diritti. Va detto però che la maggior parte di questi cambiamenti dei registri ancora non è avvenuta perché la legge non è ancora effettiva, perché è stata introdotta seguendo un approccio graduale, quindi è solo effettiva in alcune parti dell'Inghilterra.
L'altro passo positivo verso, c'è stato dalla Corte d'Appello, come dicevo, verso il riconoscimento dei costumi, e lo si è avuto grazie all'intervento giudiziario appunto in casi recenti. Uno è Dance vs. Savory del 2011 e un altro è O vs. Moore del 2009. La Corte d'Appello ha interpretato la clausola 18.5 della Commons Act 2006, che dice che la registrazione dei diritti non esclude vincoli sull'esercizio dei diritti quando questi vincoli non sono specificati nei registri, e l'ha interpretata per dare vigore alle pratiche consuetudinarie nell'esercizio dei diritti registrati. Quindi finalmente si nota un passo verso un riconoscimento del diritto consuetudinario a cui è stato assegnato quasi più valore rispetto al diritto statutario. Concludo quindi dicendo che si stanno notando dei passi positivi, e questi passi positivi sono essenziali perché, come dimostrato per esempio dall'esempio di IFT and Sheepwalks in Wales, il mancato riconoscimento di consuetudini può avere impatti negativi ambientali. Quindi non è solo per una rivendicazione sociale che vogliamo questi costumi presenti, ma anche perché praticamente da un punto di vista ambientale il mancato riconoscimento può portare a delle misure gestionali ambientali che falliscono. E con questo concludo. Molte grazie alla collega Margherita Pieraccini per la sua relazione così stimolante, così interessante, e molte congratulazioni per essersi limitata a aver fatto questo sforzo straordinario di sintesi descrivendo una realtà che, come sanno i giuristi e i comparatisti, è difficile da rendere in italiano, perché sappiamo che non vi è corrispondenza semantica precisa fra la terminologia giuridica inglese e quella dell'Europa continentale, in particolare quella italiana. Grazie mille, e a questo punto diamo la parola al professor Giorgio Pagliari, professore nell'Università di Parma. E primo firmatario del disegno di legge 168-2017. Prego, collega. Breve parentesi. Abbiamo messo sotto la dizione intervento del professor Giorgio Pagliari, primo firmatario della legge, perché questa era l'occasione, è stata scelta come occasione perché il centro ringraziasse ufficialmente il senatore Pagliari, primo firmatario, come si dice, di aver portato a termine il disegno di legge. Sottraendosi a tante pressioni di modificare il suo disegno originario in maniera tale da accontentare situazioni molto particolari e specifiche. Senatore Pagliari ha condotto la discussione ottenendo il consenso da tutte le forze politiche. Questo è il risultato di un vero politico moderno, che contratta anche con le opposizioni, ma ha un'idea chiara di quella che è la situazione che il legislatore deve risolvere. Ed era difficile condurre a termine il suo impegno. Questo la proprietà collettiva del nostro paese glielo deve riconoscere, perché il paradigma originario era uniformità e quindi una tesa liquidazione del termine uso civico, e quindi la caduta definitiva, quale era forse nel legislatore originario del 27,
e nella pubblica amministrazione che è succeduta nella gestione, nella conduzione dei domini collettivi nel periodo successivo, stanti notevoli interventi recenti proprio dalla Corte Costituzionale a sanzionare questa pessima conduzione della pubblica amministrazione italiana, dicevo, in una situazione molto difficile che avrebbe, se riuscite a togliere, ecco. Prova. Dicevo, il paradigma scelto dal legislatore del 27 era uniformità, quindi centralità in pratica, mentre con l'iniziativa del senatore Pagliatri si è passata ad un altro, differenza nei bisogni, uguaglianza nei diritti da parte degli cittadini residenti o titolari del diritto d'uso originario, e quindi autonomia. Quindi proprio qui siamo passati in un paradigma completamente diverso da quello che il legislatore ha stabilito nel 27, che ha portato addirittura ad errori di intestazione delle terre a soggetti non legalmente riconosciuti, ma forzando una legislazione amministrativa del 34 per liberare questa proprietà collettiva da lacci e lacciuoli. Dicevo, il centro desiderava ringraziarla ancora l'anno scorso, ma quando si è svolto il convegno la legge non era perfezionata, e quindi in Italia non si sa mai cosa può succedere tra una dichiarazione da una Camera o dall'altra e il passaggio definitivo. Oggi, ecco, l'abbiamo inserito senza titolo di convegno, di esposizione, per lasciarlo completamente libero di esprimere qui il suo pensiero. Quindi io vi invito a fare un caloroso applauso di ringraziamento al senatore Giorgio Pagliari, perché ha posto il punto definitivo, come è stato riconosciuto autorevolmente ieri dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, per una legge semplice e chiara, di difficile applicazione forse in molte situazioni, ma che può essere correttamente interpretata a individuare una via italiana alla diversità degli assetti fondiari collettivi. Grazie, senatore Pagliari. Buongiorno a tutti, naturalmente io ringrazio dell'invito, ringrazio del pensiero di questo ringraziamento e ringrazio del ringraziamento. Devo dire che questa è un'avventura che si sta rivelando sempre di più, se mi posso permettere una nota, diciamo, biografica, sempre più affascinante, pur avendo nella mia vita un precedente che a questo punto devo rivalutare come segno del destino, e avendo rispetto alla legge
fondamento nell'amicizia, perché nella mia vita ha un episodio che può sembrare un segno del destino. Ero appena laureato, o poco di più, fui invitato da Carlo Antonio Zanzucchi, che è qui, da Guido Gonzi e credo da Pierluigi Ferrari, ad andare in una baita sul Monviso perché c'era da discutere proprio di questioni legate ai domini collettivi. La seconda ragione è che io, che mi sono occupato, essendo cittadino di Parma e quindi avendo sopra di me, sopra la testa, la realtà molto importante delle comunaglie parmensi, mi sono occupato ulteriormente di temi giuridici legati a questo, anche perché in Borgotaro, nella Valle del Taro e del Ceno, c'erano persone che si interessavano molto attivamente di questi temi. C'era una realtà molto viva, c'era un esponente, Pierluigi Ferrari, che a questa attività sul piano della rappresentanza politica ha dato molto tempo, raggiungendo anche ruoli importanti, sempre coadiuvato da Carlo Antonio Zanzucchi, che siede qui, giustamente qui. E quando io sono diventato senatore nel 2013, Pierluigi Ferrari mi ha telefonato e mi ha detto: Giorgio, guarda, potresti presentare questa legge, ci abbiamo già provato, non ci siamo riusciti, vediamo se ci riusciamo questa volta. Non è stato semplice, è stato un percorso che è durato sostanzialmente tutta la legislatura, con una interruzione di 3 anni sul nulla e con un'accelerazione finale che, come sempre succede negli iter legislativi, soprattutto delle leggi di iniziativa dei singoli parlamentari, che sono quelle che normalmente vengono lasciate morire sul binario morto, ci sono poi delle accelerazioni impreviste che, se le pedine sono ben messe sullo scacchiere, consentono di arrivare al risultato finale. Un risultato finale che è stato, dal punto di vista della manifestazione del voto, clamoroso, perché questa è una legge che è stata approvata all'unanimità alla Camera e al Senato. E non è facile che succeda tutto questo. Ma, dicevo, bisogna che ci siano le pedine giuste messe sullo scacchiere. E qui non voglio dimenticare né il senatore Cucca, relatore al Senato, né il senatore Tonini, che quando è diventato presidente della Commissione Bilancio del Senato è stato quotidianamente martoriato dal sottoscritto, ma è stato molto disponibile e, quando si sono create le condizioni, ha sbloccato il triennale ritardo del MEF nel dare il parere, consentendo di arrivare in aula poi nel giro di 24-48 ore e di arrivare all'approvazione della legge. Eravamo già a ottobre del 2017 con la previsione che la legislatura sarebbe stata conclusa anticipatamente dal presidente Mattarella a dicembre. La votazione all'unanimità ha creato certamente una carta di presentazione alla Camera della legge molto importante, perché voleva dire che non ci sarebbe stata discussione. Non è stato esattamente così, perché qualcuno con qualche eccesso di protagonismo ha cercato di bloccare la legge, ma anche lì le pedine erano messe sulla scacchiera in modo molto positivo. C'era il capogruppo, allora Ettore Rosato, capogruppo, col quale c'era un rapporto di amicizia e di collaborazione molto forte, e questo in questi passaggi è quasi sempre decisivo. C'era Nicodemo Olivierio, che era il capogruppo del PD in Commissione Agricoltura, c'era la sensibilizzazione fatta anche su altri esponenti dalle rappresentanti delle diverse regioni, perché voi lo sapete meglio di me, io l'ho scoperto facendo un po', tra virgolette, la Madonna Pellegrina
in tutti questi mesi, che la realtà delle proprietà collettive e degli usi civici è tutto tranne che una realtà minore, indifferente, insignificativa, non solo non lo è dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma non la è neanche con tutta evidenza dal punto di vista sociale, prima ancora che socio-economico, nel senso che è espressione di un modo di essere delle collettività che non è solo storia, che è attualità, ma che soprattutto, ove ripresa, sviluppata e attualizzata, può essere un modo di vivere della comunità assolutamente positivo e assolutamente contemporaneo, non un modo di vivere una realtà precedente, ma un modo di vivere la realtà odierna con una originalità che fa tutto tranne che male alla crescita complessiva della società. Così ho ereditato questo disegno di legge e quando questo disegno di legge mi è stato consegnato a Pierluigi Ferrari mi è stato anche detto che il disegno di legge aveva avuto la sapiente regia del professor Paolo Grossi. E siccome io sono un modesto professore di diritto all'Università di Parma, che non ha nessuna fatica a riconoscere i meriti e sa quando la persona ha un'autorevolezza di livello superiore, devo dire che dentro di me mi sono un po' intimorito. Dico adesso, oddio, devo gestire la legge di una autorità di questo livello. Questo si vede nella struttura della legge che poi è arrivata in fondo, perché questa legge è dal punto di vista della teoria giuridica o dell'analisi scientifica del diritto una legge piena di dogmatica che raramente si presenta in altri testi di legge, ma che ha una caratteristica profondamente originale. È una legge carica di dogmatica, ma di una dogmatica non recitata, ma calata nel contesto del problema da disciplinare, usata per risolvere il problema da disciplinare in modo positivo, in modo attuale, in modo progressista nel senso di determinare un progresso e tutt'altro che in un modo di difendere in maniera conservativa una realtà esistente, perché mi è parso anche di capire, girando e ascoltando in tutti questi convegni, che il mondo dei domini collettivi non ha bisogno di conservazione, ma ha bisogno di una convinta spinta a riattualizzare il proprio ruolo, a renderlo sempre più contemporaneo, ad avere fiducia in se stessa e nella sua funzione, che se nasce nei periodi più lontani rimane una funzione che non viene meno. Basterebbe dire, ma poi mi fermo perché non voglio essere davvero finire in un discorso che non segua un filo nei miei limiti rigoroso, sarebbe come dire che questa legge è una legge che non dimentica il problema di chiarire in funzione di rendere operativo, di recuperare la operatività delle proprietà collettive, che è una scelta, come dire, di politica delle comunali e delle partecipazioni, che io credo che sia molto, molto importante. Ora, qual è il contributo che questa legge, che io, ripeto, mi permetto di commentare non nell'ottica o non con l'approccio di chi vuole difendere il proprio prodotto, ma di chi è stato
attore nella definizione, nella trasformazione in legge del disegno di legge, ma sa benissimo che tutto questo è avvenuto avendo in mano una pepita d'oro che non è stata trovata dal sottoscritto, a cui il sottoscritto ha dato un contributo molto modesto, ma che è stata trovata grazie alla scienza iuris del professor Paolo Grossi. Dico queste cose anche se so che il professor Paolo Grossi non gradisce, ma sono cose vere, non sono atti di piaggeria che non sono dovuti, e quindi mi sembra giusto che si debba dare a Cesare quel che è di Cesare, perché questo fa parte del modo migliore di essere in una comunità, più che mai in una comunità come questa, ma soprattutto in una comunità politica, sociale, nella quale se si è capaci di stabilire, di riconoscere i valori altrui e di collaborare, si realizzano grandi risultati e si fa crescere complessivamente la società. Dicevo, io commento questa legge proprio perché ne sono, se volete, il padre putativo, non ne sono il padre naturale, e quindi ho quel di più, credo di avere quel di più di distacco che mi consente di analizzarla con l'occhio del giurista più che con l'occhio di chi l'ha presentata, e quindi, come dire, ne dovrebbe fare una difesa d'ufficio. Io credo peraltro che sarebbe sbagliato farne una difesa d'ufficio, perché l'opportunità che c'è rispetto a questa legge è di avere un dibattito libero, aperto, non condizionato da posizionamenti pregiudiziali, non solo dal punto di vista del pensiero, ma anche dal punto di vista tattico, perché questa è una legge che va prima di tutto conosciuta e poi discussa. Il primo punto è conoscere questa legge, perché conoscere questa legge non è semplice. Proprio perché c'è molta scienza giuridica, questa è una legge che va conosciuta, perché va fino in fondo compresa. Dopodiché si apre solo su questa base una discussione sulla sua applicabilità o non applicabilità, sul modo di applicarla. Ma se non la si conosce fino in fondo, si commette sicuramente un errore di approccio che può portare ad aprire orizzonti completamente non collegati con la portata della legge. Dicevo, la legge, quali sono i punti che più importanti della legge? La legge ha una finalità chiarissima, che è quella di dare ordine a una materia che questo ordine non aveva. Ha una finalità chiarissima di fare un punto e a capo, ponendo le condizioni per rimettere in moto in maniera positiva tutto il sistema, considerando i domini collettivi in sé, considerando i domini collettivi nei rapporti con i loro partecipanti e nei rapporti con le istituzioni. E questo attraverso cosa passa? Passa anzitutto attraverso l'articolo 1 di questa legge, che è l'articolo, come dire, principe. L'articolo 1 innanzitutto colloca questa legge, definisce, inquadra questa legge come legge di attuazione della Costituzione. Questo è un concetto molto forte dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista, diciamo, politico, nel senso sicuramente alto del termine, politico-costituzionale senso alto del termine, non nel senso partitico del termine. Perché stabilire questo legame,
con la Costituzione vuol dire dare una caratura, una caratura in più, un qualcosa in più ai domini collettivi, al loro riconoscimento. Ricordare che i domini collettivi, al di là di quella che è la loro disciplina concreta, sono comunque strumenti di attuazione diretta della Costituzione, il che non è un fattore comune di tutti i soggetti dell'ordinamento. E questa funzione attuativa è sviluppata su quattro articoli: l'articolo 2, l'articolo 9, l'articolo 42, secondo comma, l'articolo 43 della Costituzione. Ora, i due più importanti sono sicuramente rappresentati, a mio modo di vedere, dall'articolo 2 e dall'articolo 9. Dall'articolo 2, perché dire che i domini collettivi sono attuativi dell'articolo 2, che riconosce i diritti individuali, ma riconosce anche i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali, vuol dire riconoscere ai domini collettivi la natura di formazioni sociali, cioè la natura di entità che consentono agli individui di esplicare la propria personalità, il proprio diritto di libertà, e questo nel linguaggio della Costituzione, nella giurisprudenza, nel filone che unisce, credo da questo punto di vista, tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è estremamente importante, perché collegandosi alle formazioni sociali ci si collega, mi corregga il professor Grossi se sbaglio, a un super diritto, perché il diritto della personalità è considerato dalla Corte Costituzionale un super diritto, e quindi un diritto che ha un di più di tutela, di valenza, di peso costituzionale. E dicevo, il secondo articolo è l'articolo 9, che ci porta normalmente a pensare al riferimento al paesaggio, che è contenuto, se non vado errato, nel secondo comma dell'articolo 9, ma il richiamo che è contenuto nell'articolo 1 è un richiamo a tutto l'articolo 9. Ed è un richiamo a tutto l'articolo 9 che io non credo che sia frutto di una distrazione, ma è frutto di una lettura molto attenta, perché l'articolo 9, nella prima parte, fa riferimento alla tutela della cultura, della tradizione, e come non vedere che i domini collettivi variamente definiti nelle diverse realtà regionali sono espressioni della tradizione, sono espressioni della storia delle diverse comunità e sono anche espressione della cultura delle diverse comunità. Perché queste realtà non solo non ci sono in tutte le regioni, ma non hanno impostazioni e caratterizzazioni simili in tutte le regioni. E questo è il segno più evidente e inequivocabile che sono espressioni della cultura delle diverse zone. C'è poi il richiamo all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, cioè al principio per il quale la proprietà privata può essere limitata per ragioni di funzione sociale, e qui c'è un elemento interpretativo, a mio modo di vedere, inequivoco, che conclude una discussione che mi è parsa essere presente in dottrina, dico mi è parsa perché non ho timore di dire che ho approfondito, ma non sono certo un esperto, dico una discussione che mi è parsa essere presente in dottrina tra la natura pubblica o la natura privata di questi beni. Questo riferimento all'articolo 42 della Costituzione, che non può essere considerato un obiter dictum, è un riferimento che significa
che il legislatore ritiene che il patrimonio antico sia un patrimonio una proprietà di natura privata. C'è poi il riferimento all'articolo 43, ma vado per velocità, evito, è quello alla distribuzione alle imprese, ai lavoratori di quote delle imprese. Questo ha un senso non diretto, ma di logica del sistema dei domini collettivi. C'è poi già in questa norma una distinzione molto importante nel secondo comma, che è quella tra gli enti gestori domini collettivi, delle proprietà collettive, degli assetti fondiari collettivi, per usare la terminologia più corretta, e c'è quello degli usi civici. Cioè si chiarisce che il modo corrente di definire uso civico tutto ciò che è proprietà collettiva o godimento collettivo o bene di godimento collettivo è un'espressione che sul piano dell'ordinamento va superata, perché le proprietà collettive sono una cosa, i domini e gli usi civici sono un'altra. Ma in questa cornice assume ancora più importanza la definizione dei domini collettivi che è contenuta nell'articolo 1 della legge. La legge dice che i domini collettivi sono ordinamenti giuridici primari. Tradotto vuol dire che i domini collettivi esistono a prescindere dal riconoscimento dello Stato, sono di per sé degli ordinamenti giuridici. Sulla scia dell'insegnamento di Santi Romano, per il quale quando c'è una comunità insediata su un territorio e organizzata e quindi con proprie regole, si è di fronte ad un ordinamento giuridico. Santi Romano diceva l'ordinamento giuridico, non c'è solo l'ordinamento giuridico statale, ci sono tanti ordinamenti, anche ordinamenti che non discendono dall'ordinamento statale, che tali sono perché hanno queste caratteristiche, che poi con lo Stato possono essere in rapporto di indifferenza, di riconoscimento o proprio di divieto da parte dell'ordinamento statale. Pensate al divieto della riorganizzazione del partito fascista e siamo esattamente nella condizione di un ordinamento giuridico di cui si vuole vietare la presenza nell'ordinamento italiano. Ma sotto questo profilo vorrei anche chiarire che anche la mafia è un ordinamento giuridico. Ora, cosa vuol dire ordinamento giuridico primario? Vuol dire che viene riconosciuto che i domini collettivi nelle loro diverse formule sono ordinamenti che preesistono allo Stato italiano e che non trovano la loro legittimazione dall'ordinamento italiano, ma che dall'ordinamento italiano hanno il riconoscimento, cioè hanno quella formale indicazione che sta a dire che l'ordinamento italiano ne riconosce la compatibilità con se stesso. Ma non è l'ordinamento italiano che costituisce i domini collettivi. Tant'è che la legge dice riconosce, bisognerebbe dire, l'esistenza. E questo è estremamente significativo e la legge è molto coerente su questo piano, perché dice sempre nell'articolo 1 che i domini collettivi sono assoggettati alla Costituzione. Dice alla Costituzione e non dice alla legge ordinaria, per la semplice ragione che se sono ordinamenti giuridici primari,
che vengono riconosciuti dallo Stato hanno un vincolo legato allo Stato di diritto del riconoscimento della Costituzione, del rispetto della Costituzione, ma non hanno, proprio perché sono ordinamenti sovrani, l'obbligo di rispettare la legislazione nazionale. Ovviamente tutto questo per quanto riguarda il loro modo di agire, di impostarsi, non per quell'attività che svolgano all'esterno, hanno una capacità di autonormazione, e cioè hanno una capacità di autodefinire le regole della propria organizzazione, della propria attività delle proprie strutture, sono gli enti, hanno capacità di gestione dei patrimoni collettivi. Questa norma si chiude con il riconoscimento a tutti questi enti della personalità giuridica di diritto privato. E questo è un elemento che chiude anch'esso una discussione che era presente prima e dà un elemento di chiarezza che è coerente con il riconoscimento che si tratta di ordinamenti giuridici primari. Se io riconosco un ordinamento giuridico primario, cioè un ordinamento sovrano che accolgo nel mio ordinamento, io non ho titolo a renderlo pubblico, cioè a soggettarlo al sistema pubblico. E quindi è una persona giuridica di diritto privato, con la conseguenza che sotto questo profilo si mette un caposaldo che dovrebbe portare a un mutamento di atteggiamento, di un mutamento di modo di essere del rapporto tra i domini collettivi, i comuni e le regioni. Perché se ente privato è, non si può pensare a quelle forme di controllo o di ingerenza che sono ammesse quando si è di fronte a una persona giuridica di diritto pubblico, non sono ammesse quando si è di fronte a una persona giuridica di diritto privato. E questo è elemento ancora più importante se si tiene conto della sentenza 113 della Corte Costituzionale di quest'estate. Credo che l'autore sia il professor Carosi, che è qui presente, che con chiarezza ha detto che la materia della disciplina delle proprietà collettive appartiene all'ordinamento civile e quindi appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, eliminando un equivoco che nella storia delle varie regioni ha portato molti elementi. La seconda questione assolutamente, credo, importante che è posta dalla legge è la individuazione e la classificazione dei beni collettivi. C'è l'elenco di quelli che sono i beni collettivi, cosa che credo che sia la prima volta che avvenga con questa chiarezza. Anche nella classificazione c'è chiara la distinzione tra i beni del patrimonio collettivo e i beni di uso civico. Infatti l'articolo 3 dice che i beni collettivi gravati da uso civico non appartengono al patrimonio antico o demanio civico o patrimonio civico che è proprio dei domini collettivi, cioè che è proprio di quelle realtà che sono legate alle proprietà collettive e non ai diritti di godimento collettivo. Questo è un elemento, ripeto, importante, come è importante
il richiamo, la consacrazione ultima, potremmo dire, della disciplina dei beni collettivi, e cioè la proclamazione della indivisibilità, indisponibilità, non uso capibilità e la perpetua destinazione all'uso agro-silvo-pastorale. Si dice questa è una disciplina di diritto pubblico, allora è una proprietà pubblica. Io, con tutta la consapevolezza davvero non retorica e non di circostanza dei miei limiti, credo che questa tesi non sia esatta. Noi siamo di fronte a una forma di proprietà privata che, per le caratteristiche proprie di questa proprietà privata, è legata a questa disciplina particolare, perché è una proprietà privata che non conosce la possibilità, una proprietà privata caratterizzata da un diritto indistinto e indistinguibile, perché non è divisibile la quota, non è individuabile la quota di nessuno, non è divisibile la quota di nessuno, non è alienabile, è solo trasmissibile per via successoria. È tutto questo perché ha un vincolo che è legato alla funzione di gestione e di tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e alla tutela delle generazioni future, perché l'altro elemento molto importante che caratterizza la proprietà collettiva dei domini collettivi è quella della caratteristica di essere una proprietà ultragenerazionale, per cui esiste per chi gestisce oggi queste realtà l'obbligo di gestirle al meglio, di valorizzarle, ma anche l'obbligo di non perderne il valore, di non perderne le funzioni, ma di gestirle anche in modo sempre attento alle tecniche sempre più moderne, perché queste terre vanno consegnate ai successivi titolari. Io mi fermo qui perché altrimenti diventa troppo lungo e credo di avervi già stressato abbastanza. Tra l'altro in questa sala c'è molto caldo e quindi interventi di questo tipo, anche se siamo al mattino presto, rischiano di fare addormentare, il che è una cosa che va, come dire, evitata. Mi sia consentito di dire solo altre due cose. Una, io mi scuso perché adesso devo andare. Io vi dico la ragione vera per cui devo andare, perché credo che di fare una figura meno da maleducato se ve la dico. Io ho una passione giovanile che è diventata mania senile, si chiama tennis. A Londra ci sono le finali degli ATP, c'è Federer, c'è Djokovic, c'è. Scappo per andare a prendere Alinate l'aereo per andarli a vedere. Voi mi dovete scusare. L'ultimissima cosa è questa. Io, non in modo retorico, ma sono davvero, mi chiedo a cosa abbia dovuto, come dire, in una vicenda parlamentare non sempre felice, a cosa abbia dovuto la fortuna di incappare in questa legge e di poterne essere il padre e di poter quindi poi partecipare a tutta questa fase di successiva riflessione sulla legge stessa. E ho pensato che ci fosse un modo, come dire, per dare un segno della consapevolezza di questa occasione che mi è stata data, e che fosse quello di fare di tentare un esperimento che credo non sia stato tentato molte volte,
il commento della legge da parte di chi della legge è il padre. Io ho fatto questo e ho pensato che fosse giusto dedicarlo al professor Paolo Grossi, però proprio perché compromette il nome del professor Paolo Grossi, io glielo voglio consegnare, se lui lo accetta questa mattina, perché lo corregga, perché mi dica se è pubblicabile, perché lo corregga, perché la figura magra, se la faccio io, è un discorso, se la fa il professor Grossi solo perché gli è stato dedicato, è un altro discorso. Quindi Paolo, se tu permetti, io ti consegno. Grazie. Bene, molte grazie al collega professor Pagliari. Abbiamo sforato un tantino, quindi abbiamo adesso una pausa caffè e pregherei i presenti di autocontenersi, e sono le 10:47, tornare qui se possibile alle 11:05, contenendo la pausa caffè e limitandola, diciamo, contraendola di un 5-6 minuti. Alle 11:05 vi attendo tutti qui. Grazie.